quest'Aula e si finisce col bloccare un testo che invece era ed è in dirittura finale, con almeno 20 anni di ritardo. Un testo che appunto mi pare essere larghissimamente condiviso dentro e fuori quest'Aula, almeno ufficialmente. Perciò davvero io sono io a fare appello al Ministro e al relatore perché si cambi nuovamente il parere. D'altra parte il Governo ha uno strumento per intervenire rapidamente che ci dà molto più fiducia rispetto a una rapida approvazione da parte del Senato, perché ne conosciamo la composizione e le difficoltà dell'altra Camera. C'è un decreto legge. Il Governo può intervenire subito dopo emendando nella parte che ritiene, assumendosene la responsabilità. Io credo che questo sia l'unico modo per togliere alibi a quanti, e temo non siano pochi, dentro e ancor più fuori da quest'Aula, sperano che in realtà questo provvedimento non venga mai approvato. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Segoni. Grazie Presidente, anch'io atteso di arrivare qui al nodo cruciale su cui si è sviluppato anche il dibattito precedente, cioè il famigerato emendamento sull'air gun. Prima però volevo inquadrare il problema generale, che è quello che se si va a modificare anche soltanto relativamente a questo articolo, si rimanda tutta la legge al Senato, dove temiamo che si possa arenare. È vero che il Ministro ha dato delle rassicurazioni, però è vero anche che la proposta di legge si potrebbe arenare nonostante la sua volontà. D'altronde sappiamo che al Senato il Governo ha dei numeri non così granitici, quindi temiamo le sabbie mobili del Senato. Entrando nello specifico della questione, nel merito di questo emendamento che cerca di eliminare, di espungere un intervento del Senato che vieta l'air gun e le altre tecniche esplosive. Un intervento normativo molto grossolano questo, che avvalora l'ipotesi che si tratti semplicemente di un cavallo di Troia per permettere il rimpallo all'infinito o l'insabbiamento al Senato. Dico grossolano perché vengono citate, oltre all'air gun, tutte le tecniche esplosive, quindi si fa di tutta l'erba un fascio senza andare ad individuare i sistemi più invasivi o meno invasivi. Non si fa riferimento alle esistenti linee guida che permettono di minimizzare gli impatti sulla fauna ittica. È vero che si circoscrive la norma soltanto alla ricerca degli idrocarburi, però non vorrei che poi si aprisse le porte anche ad altri impieghi. Ricordo che i sistemi geofisici non servono soltanto di indagine geofisica, non servono soltanto per la ricerca petrolifera, servono anche per studiare come è fatto il sottosuolo. Tutte, ad esempio, possono essere applicati per la ricerca dei terremoti, per il rischio di tsunami, una cosa che in Italia si ignora e che a parte delle coste meridionali sono a rischio tsunami. Sarebbe bene indagare in questo senso. La soluzione di alternativa libera è quella di lasciar correre liscio tutto il provvedimento perché diventi legge. L'Italia ha bisogno di una legge sui reati ambientali e casomai se si vuole andare ad intervenire su questo aspetto specifico, noi abbiamo presentato un ordine del giorno in cui il Governo si poteva impegnare a andare a fare queste piccole modifiche. Quindi il ragionamento sta in piedi anche al contrario. Lasciamo correre, affossiamo questo emendamento che rischia di bloccare l'iter e poi c'è un ordine del giorno con cui il Governo può parimenti impegnarsi ad andare a migliorare in futuro. Grazie. Grazie, onorevole Pili. Grazie, Presidente. Il Ministro Galletti, il 6 marzo di quest'anno, in un'intervista radiofonica ha dichiarato non sarà modificato il provvedimento sui reati ambientali. Alla domanda del giornalista, ma è sicuro che Confindustria non interverrà per farvi modificare? Galletti risponde, il provvedimento sarà approvato così. Ecco colleghi, oggi non è il problema di air gun, sì o no. Il problema è se questo governo ha l'autorevolezza politica per governare il Paese. Un ministro che viene condizionato da poteri forti, che cambia totalmente la sua opinione, la ribalta e la fa ribaltare a colleghi che io stimo da sempre,
facendo parte per da 6 anni della Commissione Ambiente, per esempio il presidente Realacci, che ha dichiarato non bisogna toccare questo provvedimento. E il ministro è contraddittorio in quello che afferma, sostanzialmente contraddittorio, perché